Lo metto via. Sarò stravolto quando avrò finito. Ah, la cavalca macchine Nora con la lancia speciale. Che fortuna incontrarti. Ho una proposta. Avvicinati. Io sono Fernund. Va bene, Fernund. Qual è la proposta? Durante il regno di quel re Kharja, gli stranieri nascondevano oggetti preziosi. Beh, ne ho trovato uno. Che cos'è? È una reliquia dei predecessori. Probabilmente tu comprenderai meglio di me. Per sfortuna, è troppo in alto e non posso raggiungerla. Ah, e vuoi che te la recuperi io? Che piano geniale! Tu sai arrampicarti meglio di me? Beh, portamela e ci spartiremo i guadagni. Che ne dici se prima guardo cos'è? Va bene, sì. Ehi, Fernund. I miei occhi sono qua. Guardavo la tua lancia. È magnifica, ma come funziona? Si infila la parte affilata nella macchina. Sì, ma come trasforma i nemici in amici? È semplice, credimi. Sì? Non lo capiresti. Mm. Che cosa fai di preciso? Sono un mercante di invenzioni. Compro a poco, vendo a tanto. Ma in questo caso non compreresti niente. A volte io scopro delle invenzioni. Capito. Se fossi interessata, che dovrei fare? La reliquia è in cima alla messa del Vespro. Portamela ai moli di Meridiana e divideremo il guadagno. Staremo a vedere. Non si è mai troppo preparati.
calma. Mi servirà.
Distruggi la rete di focus dell'Eclissi, ha detto. Allora come faremo? Oh, dimenticavo. Noi non faremo nulla. Io faccio il lavoro pericoloso. Tu ascolti e basta. Ecco gli artigli, proprio dove mi aveva detto. Mi hai sentito, Silence? No. Il tuo è proprio un nome azzeccato. Bene, e adesso? Adesso aspetti e basta. Siediti vicino al falò e riposa. Parleremo quando sarà notte. Almeno ho il fuoco a tenermi compagnia. Carino da parte tua farti vedere. Il nostro obiettivo è distruggere la rete dei focus. Già, dimmi la parte che non so. Come? Dovrai infiltrarti nella base principale dell'Eclissi. Cosa? Esatto. Per tua fortuna ti ho portato fino alla strada alternativa, attraverso quella spaccatura. Raggiunta la base, vedrai l'obiettivo. Un collo lungo fatiscente che è stato ampiamente modificato. Scala il collo lungo. Impiantato nel suo disco troverai una specie di modulo. Distruggilo e la rete dei focus sarà fuori uso. Quindi facevi parte dell'Eclissi? Io non ho mai fatto parte di niente. Servo solo i miei interessi, sempre. Ma è vero che ho aiutato l'Eclissi prima che percepissi la minaccia. È stato un errore e faccio il possibile per rimediare. Che genere di aiuto hai dato? Raggiungi la spaccatura, Aloy. Hai cose più importanti a cui pensare che fare domande. Vediamo cosa c'è qui. Macchine corrotte. Di pattuglia come guardie. Più come soldati in riserva. Per una guerra ancora da combattere. Dovrai superarle. È la strada semplice? Quella alternativa. Mai detto che fosse facile. Come on.
informazioni, ma non senza idee. Serve. Esplosioni in lontananza. Non farci caso. Non ti riguarda.
avvicinando. Raggiungi quel crinale. Lo vedrai raggiunta la cima. Sii pronta ad agire in fretta. Dovrai entrare e uscire prima che diano l'allarme. Stai ricevendo? Laggiù vedo le gambe del collo lungo, ma niente collo lungo. Merda! Hanno rimosso il trasmettitore. Vai nel crepaccio a sinistra. Dovrebbe essere lì. Alla faccia delle informazioni riservate. Verso le esplosioni. Ottimo. Hai esattamente un solo tentativo, Aloy, quindi risparmiati il sarcasmo e non sprecarlo. Vedi quel ponte oltre il crepaccio? Sì. Memorizza la posizione. Puoi calarti da un punto sul fianco. Sarà la tua via di fuga. E gli uomini dell'eclissi? Evitali o uccidili, a te la scelta. Le esplosioni copriranno i rumori. Trova il collo lungo e distruggi il modulo sulla cima. Ci siamo. Le nostre macchine pulsano potenti, irradiando la rabbia dell'ombra. C'è qualcuno? Un'altra esplosione. Ho visto un corsiero trasformarsi da macchina gentile in un mostro. Tale è il potere dell'ombra. Thank you.
Non puoi sfuggire all'ombra.